Un cordiale saluto a tutti da Massimiliano Spiriticchio al microfono e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne. Giornata di festa, quella di sabato 22 novembre per la Chiesa diocesana di Pescara Penne, con due ordinazioni sacerdotali nella Chiesa Cattedrale di San Cetteo a Pescara. A presiedere la liturgia, Sua Eccellenza Monsignore Tommaso Valentinetti, Arcivescovo di Pescara Penne, con appunto il clero diocesano, e noi abbiamo potuto incontrare proprio poche ore prima di questa celebrazione, di questa ordinazione sacerdotale, i due nuovi sacerdoti dell'Arcidiocesi di Pescara Penne. Li ascoltiamo dunque in questa intervista. Siamo qui con padre Piero Berti e con don Luigi Marrone nell'imminenza ormai di un momento importante per la nostra arcidiocesi, che è la vostra ordinazione sacerdotale. E allora la domanda è, la prima domanda, insomma, che si fa sempre un po' in questi casi, no? È come è nata, ecco, questa vostra vocazione? Sì, da parte mia è nata in un periodo abbastanza particolare della mia vita, quindi ci sono stati alcuni lutti in famiglia e questo mi ha fatto iniziare a chiedere il senso della vita. Attraverso questo ho iniziato un cammino di ricerca e proprio il viceparroco della mia parrocchia, durante una confessione, mi chiese se forse il Signore stava chiedendo qualcosa di particolare della mia vita. Diciamo, è seguito un periodo di buio, un po' questa domanda che mi ritornava, cioè cosa mi sta chiedendo il Signore? Una domanda che metteva timore. E poi un giorno, dopo alcuni mesi, in un pellegrinaggio a San Gabriele, ho parlato con un frate, ho chiesto che significato aveva questa domanda. E lui mi ha proposto degli incontri vocazionali nel santuario di Isola del Gran Sasso. E lì ho iniziato dopo un mese, incontri uno ogni mese di 2 giorni, sabato e la domenica. E lì ho cominciato a approfondire. Ecco, per te invece, Don Luigi, com'è nata questa vocazione? La mia vocazione è nata in maniera molto semplice, nel senso che non ci sono stati grandi eventi che mi hanno scosso e quindi mi hanno fatto iniziare a pormi domande sulla vita e su quello che dovevo fare. Quindi è nata in maniera molto semplice nella quotidianità della parrocchia. Quindi una vita normale, e un po' è successo come è successo a Mosè, che all'inizio viene attratto da quel roveto che arde e non si consuma e si avvicina per vedere, no, questo grande prodigio. E poi lì scopre, una volta salito sul monte, scopre a ciò che Dio lo stava chiamando. E un po' nella mia vita è successo così, ecco, mi sono avvicinato in maniera molto semplice, prima all'altare, poi facendo il chierichetto, poi vivendo la vita di parrocchia quotidiana, feriale, normale, e quindi poi dal giorno della cresima in poi ho cominciato a prendere sul serio questa chiamata del Signore, che sentivo forte in me già da un po', ma ancora non ero ben deciso. Quindi dal giorno della cresima ho cominciato a fare sul serio e ho iniziato un percorso di discernimento vocazionale con Don Andrea Di Michele, che era il responsabile dell'ufficio diocesano vocazioni, e lì poi questo percorso mi ha portato alla scelta di entrare in seminario e oggi a dire il mio sì per sempre al Signore. Ecco, in queste ore quali sono un po' i vostri pensieri, come dire, il vostro rapporto anche con il Signore? Ma da parte mia è un rapporto di meraviglia. Meraviglia, dici una cosa strana, cioè mi stai chiedendo tantissimo della mia vita, ma veramente mi stai dando tanto, quindi di meraviglia. E da parte tua, Don Luigi? Anche per me è di gioia e di meraviglia, gioia per questo grande dono che Dio mi fa e
di meraviglia perché, come diceva anche Piero, il Signore lo fa a me e guardando alla mia povera persona, dico ancora oggi con il Signore, ma perché proprio a me, no? Ce ne erano tanti meglio di me. E ecco, anche un po' di un senso di responsabilità. Ieri, rileggendo un po' tutto il rito dell'ordinazione, mi sono soffermato soprattutto sulle parole che il vescovo pronuncia quando consegna il pane e il vino, no? Dice: renditi conto di ciò che farai, imita ciò che celebrerai, conforma la tua vita al mistero della croce di Cristo Signore. Questo un po' mi spaventa perché è una grande responsabilità, ma nello stesso tempo mi incoraggia perché sono certo che il Signore non farà mai mancare la sua fedeltà. Ecco, e adesso, dopo questa ordinazione, che cosa succederà concretamente? Cosa andrete a fare, insomma? Ma io semplicemente ritorno al santuario di San Gabriele, il posto dove appunto mi sono preparato in quest'ultimo anno e almeno fino all'estate prossima sarò sicuramente al santuario. Ecco, con quale spirito? Ah beh, sicuramente è totalmente nuovo. Sappiamo che il santuario di San Gabriele è abbastanza frequentato, quindi con questo rapporto nuovo con i pellegrini, che quindi è quello della confessione, ma almeno al momento sono più attirato, concentrato dalla messa, cioè anche in questi ultimi giorni, guardando le celebrazioni a cui partecipavo, vedere il sacerdote con il corpo di Cristo in mano era qualcosa che non riuscivo a capire ancora. Quindi sarà sicuramente la messa sarà qualcosa che dovrò entrarci bene, perché è qualcosa di sconvolgente. E per te invece, Don Luigi, cosa succederà ora? Ma io inizierò il mio ministero come viceparroco nella parrocchia di Pescara Colli, dove ormai sono da 3 anni, e affiancherò anche un'altra parrocchia, che è quella di Santi Innocenti Martiri. E sicuramente anch'io con uno spirito nuovo, perché anche se nella parrocchia di Pescara ormai sono da 3 anni che ci sto, ma comunque adesso in maniera nuova e diversa, proprio appunto perché in virtù dell'ordinazione sacerdotale che riceverò oggi. E sicuramente con uno spirito di servizio. Di servizio e di disponibilità, sempre pronta. Poi il Signore farà il resto. Certo, non sarò perfetto e non mancheranno sicuramente le prove e i limiti, ma come dicevo prima, il Signore sono convinto che non farà mai mancare la sua fedeltà e anche la sua misericordia, che coprirà con la sua abbondanza anche quelli che potranno essere i miei limiti, le difficoltà che potrò incontrare. Quindi affido alla Vergine Maria tutto questo, e poi certo che chi ha iniziato quest'opera la porta a compimento. Allora noi ringraziamo Padre Piero Berti e Don Luigi Marrone, a loro gli auguri di tutta Radio Speranza, in primis del nostro direttore Don Remogio Ditti e poi di tutti noi e di tutti anche voi che siete all'ascolto. Grazie e a risentirci.